Miliardi di euro. Naturalmente, perché questo è successo? Allora voglio chiarire una cosa: che cos'è la società per azioni? Io ho scritto un libro in cui ho messo sotto ho criticato la società per azioni. Perché? La società per azioni, la gente pensa che io, siccome io ho un titolo azionario, ho io una quota del capitale della Fiat o della Montedison, o della Finime, di qualunque società quotata. Non è una quota di capitale. Il titolo azionario, l'atto del conferimento del capitale, la proprietà del capitale passa dall'azionista alla società, che è un fantasma giuridico. La SPA è un concetto di società senza contenuto umano, è un fantasma. La proprietà diventa del fantasma. In cambio il fantasma mi rilascia un titolo di credito, cioè una cambiale, una promessa di pagamento, che è il titolo azionario, in cui questo credito non è né liquido né esigibile, perché non lo posso incassare. E allora che cosa avviene? Che il padrone diventa chi controlla il pacchetto di maggioranza. Il pacchetto di maggioranza non è la maggioranza degli azionisti, che il pacchetto di maggioranza è anche di una sola persona, purché abbia i soldi per comprarla. Allora chi è che ha i soldi per comprare questi pacchetti? Chi la stampa la moneta al costo tipografico, cioè le banche centrali. Ecco perché le multinazionali hanno operato fino ad oggi come longa manus della banca centrale. Allora noi cosa abbiamo detto? Noi abbiamo detto che il titolo azionario deve essere considerato una quota di proprietà del capitale dell'azionista. Ci abbiamo proposto di modificare il regime del titolo azionario applicando i principi del diritto romano. I romani dicevano ubi societas sibi communio, communio datur sine societate, dove c'è la società c'è la comproprietà. Mentre è possibile la comproprietà senza la società, certamente, quando uno ha una comproprietà statica e non dinamica, senza l'attività imprenditoriale, è solo proprietà e non è società. Però quando noi diciamo il titolo azionario è una quota di proprietà del capitale, allora noi leviamo il controllo delle borse dalle mani dei grandi usurai che stanno nelle banche centrali. Tanto è vero questo che su questa mia idea è stato riformato il codice di commercio greco. Io sono stato invitato dal professor Rocas, che all'epoca era ordinario di diritto commerciale all'Università di Atene, a dare il mio contributo, e ho mandato tutto il mio materiale, la mia ricerca, per riformare il codice di commercio greco. Io ho sostenuto il titolo azionario deve essere una quota di proprietà del capitale dell'azionista e non un credito monetario, perché poi il titolo azionario, non, se è una quota di proprietà del capitale, più aumenta l'inflazione più aumenta il bene reale, il valore del titolo. Quando invece è considerato credito, se pronto? Pronto? Sì. Senta, io chiamo da Chieti. Sì. E volevo dirle una cosa. Per quanto riguarda la faccenda, ad esempio, di questa nuova moneta dell'euro, no? E c'è qualcosa, anzi direi diverse cose che non convincono. Come no, bravo. E aggiungerei di nuovo che, da come ho sentito anche da altre fonti, potrebbe succedere, abbasso l'audio. Potrebbe succedere che si potrebbe ritornare indietro alle vecchie monete nazionali, quindi guarda, l'hanno fatto non so per quale proposito. Le dico subito, qualcosa non convince, ecco, le spiego. Io la seguo da diverso tempo e rimango incantato, diciamo, dalle sue affermazioni, anche perché è difficile sentire una persona parlare a questo livello, ecco. Senta, lei ha toccato, e la ringrazio del suo intervento, perché lei ha toccato un argomento molto importante. Allora, noi dobbiamo capire che l'euro è una moneta scomoda. Perché hanno fatto la moneta scomoda? Perché così la gente è indotta a usare carte di credito, bancomat, cioè tutte forme di pagamento, in cui col banco e la carta di credito
nella tasca di ogni cittadino che usa quelle carte, la banca apre un'agenzia bancaria senza pagare l'affitto. Perché? Perché quando io uso la carta di credito mi vengono addebitati tutte le attività di contabilità, di incasso e di pagamento come se fosse un'agenzia bancaria. E allora che cosa abbiamo avuto? Abbiamo avuto che la moneta è scomoda perché così la banca riesce a impossessarsi della liquidità mediante un'agenzia aperta nella tasca di ogni cittadino. E allora il malessere esplode, perché quando io pago il servizio bancario è una spinta per rendere rara la moneta sul mercato, perché tutto il sistema è subordinato alle grandi scelte dei grandi usurai. Naturalmente quando io dico la moneta deve nascere di proprietà e portatore, la banca gli pia l'accidente. E li pila accidenti per due motivi. Primo, perché perde la proprietà. Secondo, perché non ha argomenti. Tutte le volte che io ho tirato fuori questo argomento, i banchieri, non hanno risposto. Non è che mi hanno dato argomenti, no, sono paralizzati. Perché io ho messo in piazza Guardia Grele un telone sul balcone di casa mia, dove c'è scritto: il SIME, che è proprietà del portatore, è sotto grosso, con lettere alte mezzo metro. L'euro di chi è? Allora l'ho dovuto levare per un giorno. La gente mi è venuta a pretendere che io lo rimettessi, la cosa mi ha fatto piacere. Pronto? 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 E beh, è saltata la linea. Comunque. Pronto? Professore, buonasera. Mi dica. Io la seguo sempre. Le volevo dire, non sono un adulatore, ma eufemisticamente lei meriterebbe un premio Nobel per la scoperta che lei ha fatto. Io mi permetto solo di farle notare, se fosse possibile, o forse se non l'ha fatto, di divulgare il più possibile questa sua invenzione che ha fatto attraverso internet, cioè non soltanto in Italia, nel mondo intero, perché la sua scoperta sicuramente potrebbe salvare il mondo intero, migliaia di bambini che muoiono, ora senza stare a elencare India, Pakistan, Africa, eccetera. Per cui i nostri mass media di questa invenzione, quando dico mass media intendo dire tutti i giornali, televisioni, ma di non solo dell'Italia ma del mondo intero, sono a conoscenza di questa invenzione. Io la paragono a Fleming, allo scopritore della penicillina, eufemisticamente, perché la sua è ancora di più, è maggiore. Ripeto, non sono parole per adularla, ma assolutamente la sua è una scoperta meravigliosa. La ringrazio. Io la ringrazio delle sue parole che mi confortano, anche perché in questi momenti ho dei momenti di amarezza, perché io sono considerato un delinquente, io sono sotto processo penale perché la Procura della Repubblica di Chieti ha detto che io faccio la speculazione o altre cose. È chiaro che io mi sono trovato nella necessità di fare il SIMEC perché mi sono trovato di fronte a gente che si voleva suicidare per i debiti. Io sono riuscito a tamponare la situazione, non dica di no, ma a tamponare la situazione. Naturalmente, quando io mi trovo di fronte ai magistrati, noi e i magistrati non posso dare la prova che è vero quello che io dico, perché per dargli la prova dovrei far suicidare la gente, dice: vedi, si è ammazzato, vedi che. Allora dai la prova. Allora, quando uno si trova di fronte a questi fenomeni.